Dopo questo incontro di questa sera si punta ora a creare un tavolo di discussione tecnico. Ma a volte parlare di tavoli sembra voler rinviare il problema a rituali un po' stanchi, un po' ripetitivi. In questo caso non è così, perché l'incontro di stasera è stato molto utile, perché è servito anche a me per comprendere meglio intanto la rilevanza del problema. E in arco temporale molto ristretto di pochi anni il fenomeno erosivo si è diffuso e si è accentuato in modo preoccupante, e poi anche di capire l'esatta collocazione del tema, che non può non riguardare i tre comuni contemporaneamente di Ispagna, Vibonati e Sapri. La realizzazione del porto ha creato un fatto nuovo in questo bacino, porto di Policastro. Porto di Policastro, e quindi va fatta una verifica approfondita sul rapporto tra il Bussento, le correnti subalve e la fascia costiera dopo la realizzazione di quest'opera. E alla luce di questo io credo fosse la strada migliore sia, da un lato, interventi più nel breve periodo di protezione, quindi delle barriere subalve, successivamente un ripascimento, cioè l'apporto di materiale sabbioso artificiale esterno, che naturalmente deve essere protetto, altrimenti il mare se lo prende dopo poche settimane. Protetto sia con delle barriere subalve sia con dei pennelli, che saranno gli ingegneri, l'ingegneria naturalistica ovviamente, la disciplina idraulica, la disciplina chiamata in causa, a studiare qual è la soluzione migliore. Io credo che dobbiamo lavorare su questi due fronti, però con questa visione intercomunale. Perciò partiamo con un tavolo tecnico e abbiamo definito, secondo me, un percorso corretto. A proposito del porto di Policastro, ma anche per altri porti di questo territorio, sono stati previsti dei finanziamenti per migliorare anche i servizi? Sono strutture che potrebbero in qualche modo influire su questo fenomeno, aggravandolo? Questo è proprio oggetto dello studio, cioè bisogna capire quali sono gli effetti indotti dalle opere realizzate negli ultimi anni. Come evitare che questi effetti vengano portati a ulteriori conseguenze negative e come ripristinare la linea di costa rimediando agli effetti negativi che probabilmente hanno portato queste opere. Quindi lo studio sarà volto anche a capire non solo quello che bisogna fare per ripristinare la spiaggia, ma cosa non bisogna fare in termini di altre opere a mare per aggravare, se no quello che fa la mano destra lo toglie la mano sinistra e non va bene.